sta per arrivare il Santo Natale. È una festa che ci è molto cara. Ci è cara perché noi siamo cristiani e il Natale ci ricorda la nascita di Gesù, il nostro Salvatore. Ma questa festa è anche nella nostra carne, nella nostra storia, e ci riempie di tanti sentimenti, emozioni, ricordi, affetti. Dunque l'augurio giunga davvero cordiale, affettuoso, ma anche cristiano. Il Natale di quest'anno noi lo celebriamo avendo ancora nelle orecchie l'eco dell'inno che tante volte abbiamo cantato, l'inno del Giubileo della Misericordia, misericordiosi come il Padre. E allora permettete che legga un testo di Sant'Agostino che mi pare colleghi molto bene il tema della misericordia con l'annuncio della nascita del Salvatore. Scrive Sant'Agostino: poteva esserci verso di noi infelici misericordia maggiore di questa? Quella che indusse il Signore del mondo a rivestirsi di una carne mortale e della natura di servo, di modo che, pur essendo pane, avesse fame, pur essendo la sazietà piena, avesse sete, pur essendo la potenza, divenisse debole, pur essendo la salvezza, venisse ferito, pur essendo vita, potesse morire. Sembra quasi che Agostino commenti il testo della lettera ai Filippesi, laddove l'Apostolo ci ripete: egli si è umiliato, pur essendo per natura figlio di Dio, Dio, egli si è umiliato fino alla morte e alla morte di croce. Questo testo di Agostino ci aiuta a congiungere questi due momenti della storia della salvezza, la nascita di Gesù e la sua morte sulla croce, tutto unito in un termine, in un'espressione che noi chiamiamo mistero pasquale. È così che noi possiamo anche contemplare l'umiltà, la nudità del bambinello, la povertà della capanna di Betlemme. Ma Sant'Agostino prosegue e dice: tutto questo il Signore lo ha fatto per saziare la nostra fame, per alleviare la nostra arsura, per rafforzare la nostra debolezza, per cancellare la nostra iniquità e accendere la nostra carità. Ci poteva essere misericordia maggiore di questo? Ed ecco allora che, carissimi, l'augurio per il Santo Natale si trasforma anche in un augurio per l'anno che comincia, il nuovo anno. Il Papa lo ha ripetuto: si è concluso un anno giubilare, ma la misericordia di Dio è una porta sempre aperta per noi. Se la misericordia è davvero la realtà che struttura la vita stessa della Chiesa, perché parte dal cuore di Dio, non può essere qualcosa che ci lasciamo alle spalle. E allora mi sembra che le parole di Sant'Agostino siano quasi una riedizione delle nostre classiche opere di misericordia. Tutto questo Gesù lo ha fatto per accendere la nostra carità. E ancora, poteva esserci misericordia maggiore di questa? Ecco, le feste del Natale non facciano accendere soltanto le luminarie delle nostre strade, le feste del Natale non facciano accendere soltanto l'albero che probabilmente ci sarà nelle nostre case o il presepio, ma la festa del Natale faccia, come diceva Agostino, anche accendere la nostra carità.